Subscribe so, so, amici, bentornati o benvenuti nel mio canale, io sono Adarai e oggi torniamo con The Wild Chronicles subito dopo la sigla. Ooh, Se siamo qua a Strangerville ovviamente il nostro Alec è vestito di tutto punto per un motivo ha scoperto dove vive questo Nathan Blake lo ha scoperto e ha deciso e gli è venuto quasi una risata isterica quando ha capito che era proprio qui di fronte a casa sua in realtà lui è già entrato quindi non mi viene l'opzione di bussare Facciamo finta che stia andando adesso e che stia bussando. Lui è qui, ispeziona un attimo la zona, potrebbe anche fare un giro per cercare prima di capire se c'è qualcosa di strano nei dintorni, se vede qualche apertura strana, se può sbiare un attimo qualcosa dalle finestre. Insomma, tra l'altro questa casa è molto carina l'ho scaricata dalla galleria se non ricordo male ma ovviamente non ricordo il costruttore vabbè giusto rendiamola un po' più realistica la cosa alzando sul tetto fai il giro di tutta la casa ormai già che ci sei che lui non ha mai notato niente di particolare in questa casa e eh, chi ci abita non lui non l'ha neanche neanche mai visto perché non questo Bernard Beck, Beck che vive qua Sta spesso chiuso in casa ora sappiamo che è suoi schiaffari, quindi lui verrà qua e busserà alla porta. Fingiamo che lo stia per fare o che lo stia facendo ed entrerà in casa. Lui è qua. Lui è qua, quindi vabbè, viene a parlare con lui. Parla di Strangerville. Dice si sì, salve, fa. Volevo parlare con lei, ehm, ehm, anzi, di oh, Alec Duval, eh, FBI, anzi, no, FBI, CIA. Devo parlare con lei di una cosa molto importante al governo. Eh, di Sim City, mettiamola così. E gli chiederà di strangerville per adesso, cercherà di capire un attimo. Spero che, sembra che abbiano scoperto il modo per curare la gente. Spero che tutto si sistemi presto. Falso, perché lui in realtà non spera questo. Ovviamente, questo ragazzo, nella mia fantasia, è il Simmino, poverino, sì, ma noi, nella nostra fantasia, sappiamo che non è così. E lui, però, non è ancora sicuro. Vabbè, complimenti per la casa, una bella casa. Posso um, guardare un po' in giro? E lui, certo, guardi pure a giro, non c'è problema. E quindi lui, visto che ci ha dato il permesso, in questa casa non ho capito perché ci hanno messo il giardino, ma vabbè, fa niente, lui verrà a guardare un po' il giro. Guarderà un po', facciamo finta che si dà un'occhiata, perché lui vuole vedere se trova... Il fatto che però lui gli abbia dato il permesso di andare così, lo insospettisce perché trova sia strano. E arriva qua nello studio dove c'è uno strano tavolo da laboratorio un computer di intercettazione che lui riconosce molto bene anche uno schema qua c'è una libreria e lui secondo me troverà questa libreria molto 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 sospetta però non può fare niente quindi eh, tornerà da lui da un segno di gratitudine a bernard gli dirà guarda la ringrazio per la collaborazione benissimo ehm. Posso andare allora, grazie mille, arrivederci. Perché, ovviamente, lui non è che può accusarlo così random, no? E quindi lui adesso se ne andrà, magari viene a raccogliere questi frutti bizzarri e deciderà di aspettare che Nathan se ne vada per entrare in casa di, di soppiatto per esaminare meglio quella libreria. Quindi ha già deciso un piano. Che ora cercherò di mettere in atto chiamando Kirill anzi, Donovan chiacchiera lo chiama e gli dice: Guarda, ho bisogno che tu mi faccia un favore. Il favore, ragazzi, consiste nel nell'attirare na... Bernard fuori casa. Ovviamente, lui guarda, non c'è problema. Possiamo chiamarlo in centrale per una deposizione o cose del genere. Ci inventeremo qualche scusa per farlo venire qua. Bene, grazie Donovan, ti ringrazio. Ti avvertirò io, gli dice lui, appena sarà fuori casa. E quindi questa cosa è fatta. Non resta che attendere la notte. la notte, la sera insomma, comunque, quindi torniamo pure a casa per adesso e aspettiamo con trepidazione il momento di poter agire. Intanto gioca un po' a scacchi, lui lo fa per passare il tempo, per cercare di distrarsi, aspettando che arrivi uno che um, lui lo chiami e finalmente arriva un messaggio di Donovan che lo avverte che adesso a casa è libera. Quindi ragazzi noi andiamo di nuovo da lui. Lui quindi arriva e cerca di entrare. Entra pure. Vabbè lui è qui, fingiamo che non ci sia. Torna qua perché ormai lui ha capito che è qua la questione, il nocciolo. E guarderà meglio questa porta. Non so se riesce a passarla, sì. Trova il modo di aprire, di entrare. E vede che c'è questa scala, quindi verrà giù. Eccolo che arriva. E la vede perché tu sei vestita così. Deve essere andata al lavoro. Vabbè, fingiamo che gli abbia dato dei vestiti puliti. Lui... Mh, svegliala, svegliala subito. E lui la prima cosa che vorrà fare è cercare di baciarla, però non credo, non so se lui riesce ad entrare, vediamo, proviamo. No, infatti vedete lui non ci riesce. Quindi veni qua e parlale. Lui lo, lei lo vede, ovviamente è già felice di vederlo. Ehi, mi hai trovata, finalmente. Che bello vederti, stai bene, Mary? Sì, tutto sommato sì. Voglio uscire da qui, però. Bene, non preoccuparti, troverò il modo per farti uscire, amore mio. E lei dras, Lo so, mi fido di te. No, devo fare una foto, ragazzi. È un momento abbastanza topico, ecco. E quindi io me la riaggiungo un attimo alla famiglia perché adesso mi fa comodo. Il lavoro non potrà andare. Basta, togliamo la depressione. E lei, insomma, è felice di averlo di nuovo qua. Però lui adesso deve affrontare Bernard che è rientrato a casa. Quindi lui verrà su, l'ha sentito, insulta il giardino, insulta la casa. Ma scherziamo, Smaschera il criminale supremo. Vieni qua, vai su. Hai fame? Ma è adesso tesoro. Non è il momento di mangiare. Doveva qui Fa che ci fai di nuovo a casa mia Chi ti ha fatto entrare Tu Ho scoperto cosa sei Cioè E E ragazzi ci sarà una lotta C'è un combattimento Molto Pesante ragazzi E vai C'è la lotta Spero vinca lui Alec Hai un'abilità di forma fisica Molto elevata Vedi di non darmi Dispiaceri, ma darmi una gioia. Ok, molto grottesca sta lotta, però. Non ci credo, ne ha lui. Ma scusami, eh. Ma tu a forma fisica dovresti avere il massimo. Riproviamo a lottare perché, ragazzi, deve vincermi Alec, assolutamente non può perdere. Ti prego. Invece ne busca, ragazzi, ne busca proprio come se non ci fosse un domani, <ride> ma la lotta non terminerà qui. Lotta di nuovo, e lui vabbè. Comunque, ragazzi, è un uomo potente, un uomo forte. Vediamo se adesso riusciamo a vincerla sta lotta o se la perdiamo di antino una... per la terza volta, eh. oh. Questa volta ne ha buscate lui, perfetto, quindi lui adesso. Uh, praticamente niente il... facciamo finta non ho l'animazione chiaramente fingiamo che lo stia arrestando fingiamo che qui ci siano fuori i suoi colleghi e adesso lui è costretto a dare a lui la chiave per liberare Anne Mary quindi vieni qua libera Anne Mary ovviamente non lo può fare e noi dovremmo risolvere così ed è Mary ragazzi l'ha liberata, quindi adesso la prima cosa che tu farai sarà stringertela proprio forte forte forte. Stringi. Amore mio, finalmente sei qua. Sei di nuovo tra... insieme a me. Non... Mi dispiace, gli dirà lui, mi dispiace tanto che non sono riuscito a proteggerti. No, hai fatto abbastanza, ma tu mi hai salvata, quindi adesso baciala, perché direi che ragazzi ci sta. È stata un'esperienza terribile Alec, ma sono davvero felice che tu sia riuscita a trovarmi, guarda ti giuro non ti lascerò mai più andare, cioè, non permetterò mai più che ti accada niente di male. Ambracciala romanticamente, dopodiché la porterai a casa. Che belli sono! No, vabbè, guardatela che meraviglia. Guardatelo come la stringe! Cioè, proprio, la stringe a sé come a non poter fare a meno di lei. È bellissima questa scena. Che belli. Dai, e finalmente mh, Bernard verrà ovviamente arrestato. Finirà i suoi giorni in carcere, ragazzi. Sì, la giustizia in The Sims funziona perfettamente. Mentre lui e la sua amata possono tornare a casa sani e salvi, finalmente. Ti a lavorare oggi non, non puoi andare, mia cara, quindi... No, lei lo deve fare. Ok, non me lo fa fare, è troppo tardi per farlo. Tornate ragazze a casa. Eccoci ragazzi, lei neanche in tempo ad arrivare a casa che adesso è posseduta. Oh santo cielo, ok. Cioè, bisogna assolutamente fare questo vaccino. Per favore Alec, prova a parlare con Anne Mary. Che lui si è reso conto che Anne Mary è di nuovo posseduta, quindi non ha fatto un tempo neanche a godersi. La sua amata Che lei è di nuovo tornata Pazza Cioè di nuovo E quindi lui ora vabbè Ora veramente Ora che è salva E che Bernard Black È um, Al sicuro dietro le sbarre Fai tornare in sé E provaci almeno Ma non credo che ce la faremo e Infatti niente Tocca far lasciarla per forza così Eseguiamo una scansione, va. Siamo mai che troviamo qualche spora. Mentre lei è qua dis disastrata. E lui adesso chiamerà immediatamente Oscar. Eh, vabbè, fingiamo che gli manderà un messaggio. vabbè Fingiamo che li stia chiamando. Non posso chiamarli perché è tardissimo. Però chiamerà Oscar per dirgli che è ritrovata in Mary, che tutto è andato bene, che è è di nuovo a casa. Allora, tu avevi fame quindi vai a mangiare qualcosa. E aspettiamo che Mary si risvegli. Oh, finalmente è tornata normale. E lei adesso che si rende conto, abbraccia subito Fox. Mi era mancato tanto il suo volpacchiotto, amori. Bene, e quindi lei adesso verrà qui a dormire con lui. Col suo, anzi, aspetta, svegliati anche tu. Perché direi che ragazzi oggi non possiamo chiudere in maniera diversa, svegliati, se non facendo fichi fichi. cioè, La giornata deve finire così, obbligatorio. E lei mi sembra molto felice di farlo, anche se al ciclo, vero? dio che schifo, vabbè. E ragazzi, il mattino seguente lei si è svegliata, è venuta a dare da mangiare ai suoi animaletti è felice perché finalmente è di nuovo a casa quindi direi che è talmente contenta che decide di preparare anche qualcosina da mangiare si sì, dà una torta di patate dolci ci può stare e poi lei oggi ehm, con Alec ha deciso eh, anzi Alec ha insistito perché lei andasse da, eh, a casa dei suoi zii in maniera tale che lui possa andare al laboratorio tranquillamente non vuole che lei lo segua e poi le zie e i parenti di lei insomma la vogliono giustamente vedere quindi uh, lei ha accettato anche se un po' malincuore però dice guarda l'ha fatto lui non ti preoccupare io me la caverò da sola ah, il giorno dello scherzo ottimo lui ancora sta dormendo vabbè eh, tra l'altro io scusami eh, lo so barato ragazzi perdonatemi un attimo ma voglio che faccia le sue cosine no calmati caro che, che vai cosa hai perché gratta al posto preferito che tra l'altro anche lui diventa no calmati non è niente davvero ok ragazzi e adesso lei lui però viene qua uscirà la vede qui che cucina e le darà un bellissimo e meraviglioso abbraccio lascia stare sti vitici poi li sgombereremo Uh, per favore basta perché deve venire lui da te, ok? E l'abbraccio la trova lì addietro. C'è amore, buongiorno. guardateli che belli! Vabbè no, ragazzi, scusate, ma io impazzisco per loro due, cioè, proprio impazzisco letteralmente. Fotina assolutamente. Una fotina più ravvicinata, ma guardateli che belli! E lui se la stringe, dice che bello riaverti qui a casa, mi sei mancata tantissimo amore. E lui, che non può più attendere, anche se non è esattamente così che l'aveva immaginato, eh, ragazzi, esprimerà l'affetto, e farà il baciamano, e una volta fatto questo, ok, professa anche amore eterno. E infine proponi le nozze. Perché lui, ve l'avevo detto, che la voleva sposare era una cosa a cui aveva pensato moltissimo quando lei era insomma, in ostaggio da quest'uomo. E lui adesso con un asciugamano addosso non può aspettare. Perché ti metti qua seduto, Alec? No, muore su. Mi appartieni per il tratto geloso? No, era bellissimo. Lo rivolgo con. No, lo rivoglio leggere. Non temere il partner di Anne Mary è vicino, ha ah, mal di testa per il ciclo, vabbè, uhul, uh, ricordi, soddisfazione piacevole, sensazioni pelose, ok, molto scambio di battute stuzzicante. Lui gli sta dicendo che l'amerà per sempre. C'è cioè, Anne Mary, io ti amo, ti ho amato da quando ti ho vista. E l'averti quasi persa mi ha fatto capire che voglio passare il resto della mia vita con te. Sposami e lei. Certo, amore, io ti sposo anche domattina, anche subito. E via, e siamo tutti molto felici, quindi adesso magari le dai, no sono su di lei ho sbagliato, le dai un bellissimo bacio, un make out. Quindi ragazzi, ogni tanto anche qualche gioia in questa, in questa serie. Guardatele che faccia, sembra una strafatta, ragazzi. Mi fa morire. Quanta passione. Dopo mangiate, lei poi andrà... Io voglio far finta nella mia fantasia che lui l'accompagni da Oscar e suoi zii e poi lui andrà al laboratorio segreto di realtà, il viaggio è lungo, però vabbè. Va bene tesoro, vai a farti una doccia. Quick shower, andiamo veloce Sgombera da viticci poi tiravi i denti almeno. Azzuffati va che il tivo almeno un po' si ripiglia è arrivato ragazzi allora lui vuole finire di vuole assolutamente trovare questo vaccino adesso non c'è più pericolo per Anne Mary quindi la priorità assoluta è fare il vaccino in maniera che lei possa guarire quindi vieni qua crea un vaccino per l'infezione lui ha finito di preparare i vaccini, deve andare un attimo eh, in agenzia per eh, fare altri test, in realtà deve andare a lavoro. <ride> e noi torniamo da Anne Mary, che dovrebbe andare a lavoro persino lei. Anne Mary che è tornata a casa e sta giocando a scacchi, ha bisogno di raggiungere il livello 8 di, di logica. Quindi la faccio giocare un pochino e poi, però, dobbiamo portare gli animali a fare una passeggiata. Quindi lei decide di andare a fare una passeggiata breve con Fox e poi porteremo anche Kona. Grazie, Kirill, che si congratula per il fidanzamento. Questo è un mod molto utile che fa in modo che i cani, appena tornati a casa, Uh, indossino, tra virgolette, di nuovo gli abiti normali, cioè la versione senza non quella da passeggio, ma quella da casa in automatico perché ogni volta se no mi restavano con le pettorine. A parte, per questo non gliele mettevo mai adesso. Però, posso finalmente mettere anche le pettorine. Lei continua ad avere mal di testa. e anche triste, vabbè. Lei che inizia ad ascoltare della musica e cantare ad alta voce senza rendersene conto, i colleghi si uniscano a lui e legami tra i membri del personale si rafforzano. Sì, lui è allegro adesso. Lui è felice perché Mary sta bene. Ha trovato il vaccino e quindi lui è molto felice di questo. No, ragazzi, questa qui devo fare una foto perché è, è indicativa e qui ci sta pure che scatti la foto per uh, come si dice per uh, la copertina dell'episodio. Dell Eccola qua. Lei guarda sta casa e veramente gli viene brividi ogni volta che la vede. Grazie, Salomè. Portiamo anche lui, lei, perché poverina, è... abbracciala, che problema c'è, lo so che vuole andare a passeggio, quindi facciamolo, anche con lei, passeggiata breve, ha paura di qualcosa, no, non aver paura di niente. Stanotte la mia intenzione è che ehm, vaccinare più sim, altre tre sim, ovviamente lei e altri due sim. Così da formare la squadra. E nel prossimo episodio, ragazzi, chiudiamo la questione di Strangerville. Nei miei piani va così. E vediamo se The Sims mi, assist mi assiste. Intanto, ci godiamo questa passeggiata serale. Alec è tornato, ragazzi. Quindi, uh, visto che sei tornato, magari cambiati d'abito. Non mi piace per niente questo outfit del lavoro, ma proprio zero spaccato. Dovrò cambiarglielo. Ma intanto, volevo vedere di trovare qualche sim eccolo qua abbiamo il sindaco somministra il vaccino per l'infezione intanto diamola a lui tanto ne abbiamo fatti tre precisi quelli che ci serviranno somministragli il vaccino è guarito oh... no come no ah ecco sì è guarito Mi sento molto meglio, riesco a pensare con lucidità e il suono tremendo che avevo in testa è scomparso. Perfetto, recluta per lottare contro la pianta madre. Non mi ricordo che il livello d'amicizia, oddio un po' poco in effetti, non credo ci dica di sì. Quindi amichevole, parliamoci un attimo, chiediamo della carriera. Non ci dirà di sì perché... Infatti ti conosco appena, esatto hanno oh, appena investito anche il sindaco ragazzi ok allora mh, ce l'ho fatta reclutiamolo adesso dovrebbe dirci di sì oh certo che ti aiuterò distruggere la pianta madre voglio assolutamente liberare Strangerville dall'immonda infezione beh sei anche il um... Come si dice, il, <ride> il sindaco? No, 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 non no. Tu, tu. Vieni qua perché vorrei che adesso lei mi andasse fuori di testa perché almeno Alec può darle il vaccino. Basta parlare con lui. L'abbiamo reclutato quindi siamo a cavallo. Perfetto, è posseduta. Perfetto, somministra il vaccino. Oh, finalmente Emery. Ti liberiamo da questa infezione terrificante. Ok. Finalmente Reclusa per lottare contro la pianta madre. Perché ovviamente lei vorrà lottare. Anche se lui, per me al contrario, lui non vorrebbe che lei venisse a lottare contro la pianta madre. Ma lei avrà insistito in maniera tale da convincerlo. E finalmente sta bene. Oh, era l'ora. Allora, tu rivenditelo pure, questa cosa non ci serve più. E eh, come stai, ragazza? Beh, benissimo in realtà. Guarda, fai una cosa: vai a osservare il cielo, così fai qualcosa di utile. Anzi, fai fichi fichi con Alec. Ringrazialo per, cui, per averti aiutato. Ti ha salvata in tutti i modi possibili, cioè, veramente. Dai, vieni, vieni, voglio ringraziarti a modo mio. Mio caro. Vai, entra. Oh, dai. Come stai, caro? Ti senti meglio? Proviamoci subito, vediamo se basta. No, 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 che devi andare, ora tu stai qui. Si dice di sì, perfetto. Con lui è stata molto veloce la cosa. Quindi, ragazzi, con questo episodio direi che possiamo concludere qui abbiamo reclutato la nostra squadra, e nel prossimo episodio ci sarà il combattimento finale. Anche se, ragazzi, sto pensando che in realtà potremmo anche farlo adesso, così dalla prossima puntata possiamo andare direttamente su altri argomenti, su altre cose. Quindi, sì, sì, voglio assolutamente farlo adesso, certo se questi qui mi Stessero meglio, quindi ragazzi, preparatevi. Siamo arrivati al momento di combattere. Tu smetti di ammirare le stelle, esci da qua, che poi salutiamo veramente, cambia abito. Ragazzi, ci siamo, stiamo entrando dalla pianta madre. E lui si è anche ammalato. Bene, benissimo. Perché sei ammalato? cavolo di comfort, maledetto. Dovrei farlo sedere due minuti. Guarda, siediti un attimo. Almeno ti riprendi un secondo. Per cortesia, siediti anche tu. Nel dubbio. Ci siamo, ragazzi. Siamo alla fine di questa storia. Cioè, di questa storia, di questa cosa. Perché la serie non finirà qui. Anzi, si può dire che in un certo qual senso adesso inizierà. La vera storia di Anne Mary. Cioè, o meglio. Da stare tranquilla. Il gameplay. Quindi ragazzi, forza a tutti ai vostri posti. Manca il sindaco, eccolo che arriva. E fai ordine di gruppo. Carica. E tu dai anche una mega spruzzata. Io spero abbiano un'abilità di forma fisica abbastanza elevata perché loro arriveranno a lottare. Anne Mary. Non, lei non può fare niente. Molto infuriata carica, per ricevuto ordini. Tu e i tuoi alleati infliggerete più danni alla pianta madre, ma sarete anche infettati di più. Va bene, ehm. ragazzi. Stavolta ci siamo! Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta! L'abbiamo battuta. Questa malefica! Maledetta! Mi hai. Cioè, lui viene subito qui, da lei, la pianta madre, ragazzi... Oh, finalmente, con questa scena... E eh, vabbè, Mary che è stata battuta da questa, Erika Palumbo, credo fosse una del militare, credo, non lo so... Ti prego svegliati, amore, dai cucciola... Ok ragazzi, lei comunque si riprenderà e io per adesso, con la pianta madre battuta... Io vi saluto per davvero, spero che questo episodio vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un commento o un like qua sotto che fa sempre piacere di sapere cosa ne pensate ed è anche molto utile per me. Vi invito a iscrivervi al canale nel caso non l'abbiate ancora fatto e io vi mando un grosso bacio e vedo appuntamento alla prossima volta con una nuova puntata di The Wild Chronicles dove inizieremo una vita più normale senza più stranezze. Abbiamo vinto StrangerVille. sub Right now.